Allora, sono 3 anni che viviamo insieme questa avventura del grande viaggio insieme, un gioco di parole dovuto, e lo sport e la musica. Noi della WISP siamo con lei in queste giornate di festa. Qual è la sua opinione sullo sport? Lo sport è come la musicoterapia. Praticato lo sport è uno stimolo alla coerenza, perché tentare di, attraverso le regole dei giochi, entrare in contatto con un meccanismo di incastri nel quale c'è da percepire una palla, restituirla, piuttosto che un altro tipo di azione sportiva, è un bellissimo segnale di scelta di coerenza. E la scelta di coerenza è quello che fa bene al nostro corpo, così avviene anche per quello che riguarda la musicoterapia. Quindi io ho sempre pensato allo sport come una grande possibilità che hanno gli individui nelle comunità, non solo di esercitare la coerenza per il proprio corpo, ma anche quella di trovare una forma di coerenza sociale, la squadra. Esatto, e noi abbiamo molto in comune perché, come dire, la musica accoglie tutti, è un linguaggio comune, la WISP porta avanti lo sport per tutti. In effetti è ancora di più l'unione, tra l'altro la parola musica anticamente alludeva all'insieme delle muse, quindi sicuramente anche alla rappresentazione corporea del gioco. Tra l'altro suonare nelle altre lingue, sì, tu play o cioè, no? Del gioco. E secondo me lo sport ha molto di musicale. In un concerto che abbiamo fatto ultimamente, dove l'assurdo vuole che ci fossero 400 batteristi che suonavano tutti insieme la stessa cosa, nel vedere le braccia che si muovevano, colpire i tamburi e i piatti, e per me era come guardare un'esibizione di nuoto sincronizzato. Quindi mi sono reso conto ancora di più di come le due discipline sono fermamente collegate. Poi è chiaro, la musica è evoluta anche dal punto di vista autonomo, così come la parola e così come il segno fisico, però è sempre bellissimo quando le ritroviamo tutti quanti insieme. Questo sembra quasi come magicamente tornano alla loro origine. Grazie mille, ci auguriamo ancora tante giornate insieme. Anche io.